buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti al nostro canale. Okay. Sono Ali. Io sono Ali. E siete su Ali Auri Channel. Come avete già letto dal titolo, siamo finalmente giunte con il mio vlog della maturità. È stato appunto un anno alquanto complicato sia per me, ma in particolare per la qui presente Aurora. Io ho finito il ciclo di scuola superiore, appunto il 24 di giugno ho avuto il big orale della maturità. Tra l'altro noi frequentiamo il liceo classico con potenziamento matematica, se qualcuno se lo stesse chiedendo. Per il problema Covid hanno evitato le prove scritte, che sarebbero stati il tema in italiano e la prova di indirizzo, la versione nel mio caso, e hanno focalizzato tutto in un big orale che poi vi racconteremo dettagliatamente. Laurea ha permesso a me di entrare nel suo orale in modo che potevamo raccontarvi al meglio come è esatto, andata. Esatto, ci stava, dai, io entrerò con dell'Eli, giusto? Sì. Ho fatto anche dei TikTok in cui scleravo perché, ragazzi, l'ho presa molto male la maturità, praticamente chiusa in casa a studiare. E mentre io ero divertimi in Black Ravella, presto uscirà anche il vlog dedicato. Esatto, ne valsa la pena. Vi racconteremo un po' come era strutturata la maturità e come è andato l'esame vero dell'Aurora, perché appunto non abbiamo potuto riprendere. Abbiamo ripreso il prima, cioè tutta la preparazione, e il dopo. Quindi adesso vi lasceremo al pre-esame, poi faremo una piccola interruzione per raccontarvi com'è andata e poi al post. Esatto, e quindi buona visione. Ehi là, ciao a tutti, oggi inizia il periodo degli esami. Comunque sto facendo il calendario per queste due settimane, perché in teoria dovrei avere l'orale settimana del 21, perciò mi sto organizzando per arrivare al 20 di giugno con tutto studiato. Vi aggiornerò se rispetterò questa tabella di marcia, anche se devo, perché sennò dovrò studiare anche la notte e non avrei molta voglia. Wow, oggi in realtà avrei la giornata libera, ma mi sa che inizio con italiano. Spero veramente di rispettare la tabella di marcia, che qua mi tengo questi due giorni per l'elaborato, cioè per fare il PowerPoint e per preparare il mio discorso. Fare anche un PowerPoint per spiegare la mia alternanza scuola-lavoro. Ciao! Io mi sto guidando perché stiamo andando a una festa. Abbiamo fatto una pausa studio perché ci sta. Ehi là, buongiorno. Questo è il secondo giorno di studi e sì, la mia faccia è quasi peggio di quella di ieri. Oggi devo assolutamente finire un modulo di italiano. Leopardi, verismo e decadentismo. Cioè devo fare praticamente metà programma scolastico in una giornata. Oggi voglio cercare di studiare con un metodo costante, cioè metodo tipo pomodoro. Fare un'ora di studio intenso e poi 10 minuti di pausa, 5 minuti di ripasso. Mi voglio studiare, diciamo, a terra. Magari così mi do anche una sorta di ritmo. Ehi là, ciao a tutti, sono tipo le 3 e io sto pranzando perché dovevo assolutamente finire Leopardi. Sono praticamente uscite le pagelle, cioè sono uscite perché mi hanno invitato sul gruppo. La reaction solitamente la facciamo in video, dovrò farla per forza perché devo capire con quanti crediti sono entrata. Sì, che ho 55 crediti su 60, diciamo se dovessi andare benissimo all'orale prenderei 40 punti, quindi 95 è tanto, cioè nel senso sono molto contenta, è stato un percorso molto travagliato a punto di arrivare al 85-90. Riprendo studiare Leopardi, ma devo fare un ripasso abbastanza veloce perché mi manca altri due argomenti che oggi voglio finire. Ok, qua sono tipo un quarto al mezzanotte, sto rispettando i tempi, mi sa che andrò avanti fino al tranza finché non inizio almeno Pascoli. Ok, mi faccio schifo da sola. Oggi è la prima giornata di studio vero e proprio e io finisco quest'ora. Ho rispettato la mia tabella di marcia? No, recupero. Buongiorno a tutti. Sono in piedi alle 9.40 a studiare. Ho finito pagina 1 italiano. Adesso inizio con Baudelaire, ovvero Baudelaire. Verga, veramente non me lo ricordavo. E solitamente le materie umanistiche sono quelle che mi ricordo maggiormente. Ehi là, scusatemi se non mi sono fatta sentire oggi, ma è stato un pomeriggio molto molto produttivo. Direi che lo schema mi piace molto. E mi dai il penne brillantinoso di Stationery Pad. L'unica gioia della giornata. Wow, oggi il mio studio finisce ben 10 minuti prima e non ho rispettato neanche oggi la tabella di marcia, cioè sono un po' indietro, quindi devo iniziare assolutamente latino e greco. Ci siamo, giovedì avrei dovuto fare latino e greco, ma devo ancora finire italiano. Quindi top, io comunque voglio nome e cognome di chi ha invitato la maturità. Non ha senso la maturità, non ha senso. So io un altro po', anche se tipo mezzogiorno e mezzo, ma non ho fame in questo momento, quindi continuiamo a studiare che è meglio. Ehi là, ciao a tutti. Allora, oggi sono le 11:15, scusate se non mi sono fatta praticamente sentire, ma avevo la cena in classe ieri sera, quindi ho una certa dovuto interrompere tutto e iniziare a prepararmi perché ero veramente veramente inguardabile. Sto finendo italiano, il paradiso, a inizio inglese. Ehi là, dopo un bel po' ci si rivede. Stasera è domenica appunto. Ieri ho fatto una piccola festicciola e oggi sto studiando appunto inglese. Lo devo finire assolutamente entro stasera. In questo momento i miei sono via, Lelly sta tornando appunto dalla Grecia e quindi sono tranquilla, posso finire inglese. Allora, piccolo aggiornamento: dopo aver fatto schemi su schemi ho finito inglese. Sto raccogliendo tutti i miei schemi in questa cartellina arancione che ho preso appunto su Culture Hubby. Stanno andando a prendere Lelly in aeroporto e quindi adesso scaldo la pizza di ieri sera che è avanzata. Ehi là, ciao a tutti. Sono riuniti per decidere l'ordine delle classi con cui iniziare.
sono filosofia, ho avuto delle notizie che sarò il 24 e hanno estratto la lettera G. Di Lauri sta ripassando. Siamo tornate il duo. Sto facendo filosofia. Io invece sto spostando i video per il vlog della Grecia, che non so se sia già uscito o debba ancora uscire. Stiamo studiando scienze e c'è da piangere. Ne stiamo andando a prendere da mangiare perché una pausa ci sta. Io sto morendo, ragazzi. Sì. Siamo... Ce la meritiamo, Ioni. Qua sono le 10 e adesso riprendiamo a studiare gli idrocarburi. Ragazzi, che ore sono? Le 10. Matura ci fa paura? No. Sono tornata a casa del mio compagno di classe. Un pomeriggio abbastanza produttivo. Nulla, domani iniziano effettivamente gli orari. Ah, buongiorno a tutti. Devo riprendere a studiare scienza. Oggi mi impongo di finirla assolutamente. I tanti avranno già iniziato gli orari. Un po' di invidia. Per chi finirà questa settimana ce l'ho. Abbiamo finito di prenotare, in realtà è venuta la nostra nonna che ci ha fatto una sorpresa. Devo rimettermi sotto. Oggi scienza appunto la finirò. Che anzi adesso mi calmo perché ho saputo anche come sono andati gli altri che conosco che hanno fatto oggi la maturità. Se mi è salita un po' di ansia. Allora, sono venuta qua dove io e Lely registriamo. Non sono venuta qua più che altro perché giù Lely e la nonna stanno guardando Mamma Mia. Ora facciamo una piccola pausa dallo studio per registrare il video dei miei regali di compleanno. È il backstage. La scienza non l'ho finita. Mi manca l'ultima parte di scienza da terra. Mi hanno detto che matematica è molto lunga. Io sono una capra in matematica fisica, posso che spero non mi faccia domande. Mezzanotte 18. Sto facendo un PowerPoint il PCTO. Dovrei averlo finito entro sabato. Avendo l'orale giovedì, voglio ripassare lunedì, martedì, mercoledì tutte le materie. Sono molto orgogliosa del mio tempo. Buongiorno. Ho fatto una fatica ad alzare. Oltre al fatto che devo fare matematica e fisica, ci sarebbe anche educazione civica. Aiuto. Sto vivendo una crisi isterica. Prima avevo pochissima ansia. Ho aumentato esponenzialmente. Mi impone per la terza parte. Mi viene da piangere solamente a pensarci. So che poi quando riguarderò questo video l'avrò fatto, dirò: ma che cavolo ti preoccupavi? Vabbè, ho finito scienze. Poi si inizia con matematica. E nulla, Lely nel frattempo in piscina a sollazzarsi. Wow. Ho appena saputo che una mia amica che ha fatto la maturità, che ha proprio di storia, ha fatto domande di storia. Quindi ho detto: vabbè, io storia non la volevo studiare. Eccoci. Io ho una commissione di 6 professori più un professore esterno. È una professoressa di scienza. Buongiorno a tutti. E si è alzata anche Lely. Sai che vai io? Colazione. Ok, arrivo. Nulla, finirò storia. Però greco stamattina, oggi pomeriggio è tutto il giorno fisica. Devo ancora iniziare fisica, cioè adesso la inizio. Fisica e matematica sono tipo due materie che sono appunto inconcepibili. Conto di finirla entro stasera perché domani devo dedicarmi esclusivamente all'elaborato, al PCTO. Ho fatto tutta fisica. So che c'è l'elettricità, poi c'è il magnetismo. E spero mi chieda il magnetismo 3-2 perché l'altro non lo so, è proprio zero. Buongiorno, non vedo l'ora che questo incubo finisca. Elaborato day, ho deciso che probabilmente oggi a pranzo vorrei prendermi un poké perché ne ho proprio bisogno. Ok, questo è il PowerPoint del PCTO. 1:30 e vado a prendermi il mio poké. Vado a prendermelo. Volevo troppo questo poké qua. Guardate quanto è bello. Ce l'ho fatta. Ciao a tutti. Siamo venute al lago appunto qui a godercela la domenica. C'era anch'io comunque. Sì, anche se giovedì ho l'esame. In realtà adesso sto finendo il PowerPoint perché ieri non l'ho finito. Perché poi lunedì si inizia a ripetere tutto. È iniziata a piovere. Noi siamo in piscina. Unico giorno in cui veniamo in piscina. Piove. Ho dormito e mi sono anche un po' rifracchiata. Ciao, buongiorno a tutti. Ieri ho sistemato il PowerPoint, l'ho finito. Devo iniziare a studiare il mio elaborato, cioè devo impararmelo. E poi inizio piano piano a ripetere tutte le materie. Ciao, allora, che io sono andata a farmi le unghie, presumo che le avrete già viste. Lì mi si è spezzata. Sì, Lely si è avuto una bruttissima esperienza, poverina. Ah, quest'ora giovedì sarò già tipo in piscina alla Quarles, ma non importa. Heina, stamattina sono andata a sentire un mio compagno di classe. Il commissario mi ha messo un po' di ansia e per lo spunto, perché a lui tipo è capitato un grafico di matematica dall'infinito. Adesso vado a studiare, chiamo la mia compagna appunto per ripassare tutta la giornata, poi ripasso l'elaborato. Heina! Mi sono fatta una doccia adesso, stasera dirò ai miei genitori l'elaborato perché non... Notte prima degli esami, Laura ci prova ad esporre il suo elaborato ai metamorfoses. Non ci credo ancora che domani... Non sarò più una liceale. Lely sta firmando i documenti perché domani appunto verrà a farmi l'accompagnatrice. Esatto. Buonanotte. Heila, buongiorno a tutti. Heila, io ho pure lasciato il telefono a casa. Paura, paura, paura. How do you feel? Taglia, taglia. Siamo tutti presenti, tutti per entrare. Posso entrare soltanto io perché sono privilegiata. Esatto, che la forza sia con me, amici. Piccola interruzione per raccontarvi com'è andata. Io sono stata la prima del 24. Fatto sta che la commissaria esterna, quando eravamo fuori dall'auletta, ci fa: ma chi è la maturanda qui? Allora,
io. Ci ha messo un po' a nostro agio. Poi siamo entrati nell'aula, ho iniziato a spiegare il mio elaborato. Quindi io ho sviluppato il tema delle metamorfosi in latino, ovvero le metamorfosi di Ovidio, le metamorfosi di Apuleio, l'asino d'oro. Poi greco è stato un po' la buttata lì. Ho scelto la chiama di Berenice di Callimaco. E poi ho sviluppato anche il tema in italiano perché ci stava. D'Annunzio, con ovviamente il panismo nella pioggia nel Pineto, Pirandello, quindi la vita che è un continuo flusso. E Kafka. E Kafka, la metamorfosi. Il prof di latino e greco le ha fatto due domande, però secondo me le ha fatte perché doveva farle, perché erano cose molto banali. Ho risposto così: prof, in Apuleio nulla è casuale. Dopo questa parte dell'elaborato arrivava la parte dedicata a italiano. Un testo da farmi appunto analizzare. Tra i 90 spiegare. Testi che Laura ha fatto. Esatto, avevo 90 testi. Io speravo tantissimo che fosse la prosa e Pirandello. Ovviamente la poesia di Ungaretti. Infatti la poesia era in memoria. Comunque è andata benissimo, ha spiegato molto bene e dettagliatamente la poesia. La terza parte è stato quello dello spunto. Era la cosa che terrorizzava più in assoluto l'Aurora. Non è arrivato lo spunto di matematica e fisica, ma è arrivato una foto con scritto sotto: martedì 29 ottobre, il giorno nero per l'economia mondiale. Con la macchina che ho scritto This is the American Dream. Era lo spunto storico. Storia. Non l'avevo neanche vista per la maturità. Però ho fatto un'esposizione top. Ho parlato insomma dell'economia. Ho fatto dei collegamenti interni a storia. Il prof di scienze mi ha chiesto tipo: ma il carbone? Io prima avevo spiegato l'agenda 2030. Lei ha fatto un giro per farmi levare il carbone. Poi è passata a inglese. Ho collegato con Mrs. Dalloway perché c'era la macchina. Lei voleva fare molto più visum. Collegamento con Fitzgerald. Poi arriva la prof di matematica che chiede: Aurora, hai altri collegamenti? Io, ragazzi, stavo parlando a macchinetta per evitare che la prof di matematica e fisica mi facesse una domanda. Puoi anche dirmi di no, Aurora. E l'Aurora no. Cioè, matematica e fisica come le colleghi a storia. E quindi lei mi ha chiesto tipo: c'è qualcosa che accade in un breve intervallo di tempo? E quindi mi è venuta in mente la prima cosa, cioè i circuiti RC. Le ho detto praticamente lei al mio posto. Insomma, è stato un flop. Io adesso è andato benissimo. Poi dopo matematica e fisica sarà l'ultima parte dedicata al PCT. Che è l'alternanza scuola lavoro. Ho spiegato un corso che ho fatto di robotica, in cui doveva spiegare appunto come funzionavano dei robottini a dei bambini. Il presidente mi ha chiesto se volessi fare ingegnere robotica. A te par. E Aurora impanicata dice: una delle skills che mi è più rimasta da questa alternanza scuola lavoro è la comunicazione con i bambini. Quindi voglio andare a fare il pediatra. Ah, Aurora non piacciono i bambini. Io lo so bene. Ah sì, vorrei specializzarmi in pediatria. Io così. Poi mi hanno chiesto il piano B, perché appunto voglio fare medicina come piano A. Poi scegliere la specializzazione più avanti. E piano B, se no, è economia. Fatto sta che abbiamo salutato tutti i professori, ce ne siamo andate dall'aula. C'era la porta aperta, abbiamo urlato sì. Poi sono uscita, c'erano i miei genitori, delle mie amiche. Abbiamo aperto ovviamente lo spumante. Ah, vedete tutto adesso nell'ultima parte del vlog che vi lasciamo qui. Esatto. Raga, siamo uscite. È andata bene, è andata sì, molto sì. Bene. Sì, ho parlato tutto il tempo. Finalmente matura. Beh, abbiamo fatto colazione. Sì, adesso andiamo verso la Gardens. Altro, questa qui è fake. Sì, esatto. Perché sono venuti fuori i coriandoli che esatto. Poi abbiamo dovuto raccogliere. Esatto, raga, qua c'è la Gardens. Premio super mega meritato. Si sta troppo, si sta. Beh, direi che ce lo siamo meritate, vero? Madonna, cioè, io non sono meritata. Esiste una zona tipo spiaggetta VIP, adesso ne faccio un bagno e poi abbiamo tipo 20 sessioni di sauna. E là, diciamo che questo vlog possiamo finirlo qua a cena. Siamo nello stesso posto in cui siamo venute qui per il compleanno per la De Lauri. Ma ci hanno anche fermato delle ragazzine per fare una foto, che carine. Sapete che nel vlog dell'ultima settimana di scuola io e papà stavamo sbavando sopra il fritto, ma alla fine abbiamo preso la pizza. Oggi ci prendiamo il fritto e adesso si mangia, quindi vi lasciamo diciamo all'outro del video. Il video termina qui, speriamo tanto che vi sia piaciuto essere un po' con Lauri in questa settimana di preparazione. Sì, è comunque un passo importante, anche se è un voto inutile perché non determina nulla. È semplicemente un rito di passaggio, diciamo, che è necessario per entrare nel mondo degli adulti. Comunque Laura è uscita con 91 su 100. È stata veramente bravissima, cioè complimenti Lauri. Grazie, però appunto il voto non determina la persona, è semplicemente una soddisfazione personale. Prima mandiamo un grosso bacione. Ma fateci sapere qui sotto se avete fatto gli esami di terza media di maturità e come sono andati. Esatto. E adesso altrimenti per se non uscite dal video precedente. Sì, avete sì. Capito. Anadine, un bacione. Christian, un bacione anche a te. Valentina, un bacione. Nav, un bacione anche a te. Doha, un bacione. Isabel, Valentina e Caterina, un bacione anche a voi. Tra l'altro queste tre ragazze sono state super mega carine, perché appunto le abbiamo trovate a cena e ci hanno salutato, abbiamo fatto una foto. Se ci vedete in giro non siete timidi, siete state super carine, quindi grazie mille. Caterina, un bacione. Giulia, un bacione anche a te. Maria Rosaria, un bacione. E Martina Gentile, un bacione anche a te. Noi vi aspettiamo lunedì con il prossimo video. Ciao!